sono molto contenta di questo confronto perché probabilmente quando ci si sente durante l'anno ci si sente più velocemente e quindi niente, è chiaro che la legge sull'acqua e non solo sull'utilizzo del sottosuolo, perché della vecchia legge si conserva questo, servizi pubblici locali in merito alla gestione dell'acqua e dell'utilizzo del sottosuolo, e come avevamo scritto nel nostro programma, scorporare, quindi dividere in ogni maniera possibile, anche quando sia un soggetto, una holding, a gestire rifiuti, acqua e energia insieme, imporre una separazione, perché il settore idrico deve andare da sé, deve essere gestito da soggetti diversi, di modo che quelli possano seguire un'eventuale legge regionale a cui noi diamo un indirizzo verso il pubblico. Quindi la prima cosa, dobbiamo chiedere appunto che le gestioni siano separate, sia separata rifiuti e acqua, e quindi cominciare a scrivere in questi 100 giorni che ci siamo impegnati a proporre la legge migliore possibile, e quindi io spero che questo sia un inizio di uno studio, di un cammino per scrivere la cosa migliore possibile con coloro che sono in tutto i tutori della battaglia, che la conoscono meglio, che nei territori conoscono tutte le situazioni. Questo cosa vuol dire? Che Regione Lombardia ha in ogni provincia, spesso in ogni comune, a volte in bacini di comuni, delle situazioni di gestori diversi, delle situazioni economiche, delle situazioni anche oggettive di tutela della risorsa, per cui in alcuni luoghi c'è più acqua, c'è meno acqua, c'è inquinamento, meno inquinamento, quindi è oggettivo che quando andiamo a scrivere questa legge cercheremo almeno di andare a scrivere con una conoscenza che ci viene dalla periferia fino alla scrittura della legge regionale delle situazioni reali della gestione della tutela dell'acqua. Questo perché recependo anche un importante contributo del Comitato Acqua, bisogna superare il concetto della gestione degli atti sui confini amministrativi. Cioè l'acqua non ne sa niente, i bacini, le fonti, i fiumi non ne sanno niente di provincia di Milano come di Monza e Brianza, hanno dei precisi cicli vitali che non sono quelli dei confini geografici amministrativi, e quindi bisogna studiare la regione Lombardia come pianura padana, come situazione reale, come ambiente in cui si inserisce, le valli montane e i reali ambiti ottimali che come parametro principale abbiano la tutela della risorsa, cioè dal momento in cui noi captiamo l'acqua, il soggetto che capta l'acqua, la preleva, la distribuisce, deve restituirla all'ambiente intatta o praticamente intatta, perché continua a promuovere il ciclo vitale di tutti gli esseri viventi. Quindi la depurazione, che è spesso l'anello debole, cioè il gestore, soprattutto il privato, che dice che bello, prendo l'acqua, lo distribuisco, ricevo la tariffa, si dimentica dell'ultimo tassello, la depurazione tocca farla a volte anche a qualcun altro, cioè purtroppo a chi poi dell'ambiente vive e si preoccupa che i fiumi non siano una discarica di liquidi. Allora, cosa succede? Nei questi 100 giorni io credo che ci dovremmo impegnare a scrivere questa legge, considerato che nel frattempo bisogna studiare stato dei gestori provincia per provincia, perché le situazioni sono parecchio diverse. Io ho letto di recente, è uscito il caso del Comitato Cremonese, in cui addirittura il gestore, a fronte di un non pagamento della bolletta, io questa cosa ci tengo a citarla, ha interrotto la distribuzione dell'acqua ai cittadini. E qui non commento nemmeno, cioè, perché se fosse per me personalmente io ti direi: caro, tu non sei in grado di gestire una risorsa come l'acqua, non ne hai il diritto di gestirla, perché se a fronte di un pagamento, una bolletta, levi un diritto umano, però poi non so se la legge mi deve. Cioè, però le situazioni sono le più diverse, i comportamenti più diversi, bisogna studiare e arrivare preparati alla proposta di questa nuova legge. Loro hanno citato la legge di iniziativa popolare del 2007, che appunto parlava di, diciamo, anche di ripubblicizzazione della tariffa. Se l'acqua è un diritto umano inalienabile, i primi 50 litri che sono considerati
a livello internazionale da tutti un minimo indispensabile per la vita dovrebbero essere gratuiti per tutti. Questo diceva la legge del Forum dei Movimenti per l'Acqua e del Contratto Mondiale per l'Acqua. Giusto, Rosario? Sì, a carico della fiscalità. A carico della fiscalità. Chiaramente la fiscalità generale ha anche un bacino di entrate da poter usare per fornire questo diritto umano. Sappiamo benissimo che la risorsa acqua viene estratta come materia estrattiva per farne ulteriormente profitti dagli mattogliatori d'acqua e quindi viene utilizzata sempre per il profitto, quindi non si capisce come mai questa risorsa venga utilizzata sempre in questa maniera, se dà soldi non possono essere anche impiegati per la sua tutela, eccetera eccetera. Quindi approfitto solamente per dire appunto che bisogna studiare questo piano che riguarda i gestori, che tipo di gestori, che tipo di situazioni hanno, composizione azionaria, soggetti, per poter andare a studiare come uscire dal privato, nel senso che i gestori dovrebbero, ad esempio, noi dovremmo chiedere sì dal primo giorno, come i consiglieri che ci saranno, che tutti i gestori inderogabilmente pubblicano il loro piano industriale, cioè vogliamo conoscere nel dettaglio se effettivamente hanno fatto gli investimenti, quali investimenti, come si comportano come gestori, cioè devono essere tutti dal primo all'ultimo, non solamente quelli più o meno meritevoli, trasparenti sulla loro gestione. E niente, per non annoiarvi, parlando della qualità dell'acqua, per la tutela è necessario che tutti si adeguino a pubblicare le analisi in flusso continuo dell'acqua, perché voi sapete che i gestori a monte dell'erogazione, quindi a monte della rete, devono potabilizzarla e fare delle analisi continue. Poi c'è ARPA a valle della rete che fa il controllo al rubinetto per vedere cosa esce dalla rete. Io credo che sia, rispettando una legge che c'è dal 2005, la 195, che ci permette di avere pubbliche online tutte le analisi di acqua, terreno, aria, semplicemente applicando questa legge a livello regionale, rendendo il flusso continuo di queste analisi, controllare poi come stanno lavorando questi gestori nel frattempo. Quindi credo che sia la maniera più semplice richiedere il rispetto di una legge che c'è già. E basta. Ciao Claudio.